Bentornati a tutti. Oggi è lunedì, 13 marzo, 2023. Di seguito la previsione dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Scorpione. Sensualità e seduzione protagoniste con la Luna. Sarà effetto della Luna la vamp dello zodiaco nel segno, potenziata dai trigoni acquatici del Sole, Mercurio e Nettuno, grandi maestri di sensibilità e intuito. Sta di fatto che nell'arco di queste 24 ore potrò accadervi di tutto, sperimentare le 50 sfumature di grigio, rosso, nero, più gli altri colori dell'arcobaleno, oppure rosolarvi vicendevolmente al fuoco dell'eros con studiata lentezza. L'attesa accresce il desiderio. Momenti magici contemplando la natura o deliziandovi con chicche d'arte e di storia. Qualcosa o qualcuno a voi caro ora non c'è più. Vi siete separati da qualcosa o qualcuno a cui tenetevate particolarmente. Per questo avete sofferto tantissimo e soffrirete ancora. Per il futuro, si annunciano perdite affettive con incapacità a uscire fuori da evidenti situazioni di sofferenza. Avvertite un senso di sconfitta, di dolore, di prostrazione che vi fanno soffrire. Non potete immaginare nemmeno le conseguenze che potrebbe riavere sul vostro rapporto l'incertezza e la mancanza di fiducia nei vostri confronti da parte di chi vi vuole bene. Sarà meglio non barare mai e essere sinceri. Emozioni oggi che potrebbero far ripensare a vecchie situazioni, anche irrisolte, è come rivivere la scena di un film pur essendo i protagonisti. È colpa del cuore che non avete ripulito dal passato. Non temete di guardarvi intorno oggi. Buone occasioni per nuove conoscenze o possibilità di rivedere qualche vecchio amico che potrebbe essere più interessante del solito. Potrete essere improvvisamente ammaliati da una persona straniera o da una vecchia fiamma. Per i single questa settimana sarà decisiva, ci sono grandi cambiamenti in arrivo. Il vostro futuro potrebbe essere migliore, sfruttate, o almeno cercate di farlo. Le buone occasioni che vi interesseranno da oggi in poi a causa di un cielo particolarmente favorevole e carico di energie. Oggi avrai modo di risolvere una discussione con un'amicizia e ti sentirai risollevato. Nel tempo libero dovrai ritagliarti degli spazi per rilassare il tuo fisico. Non temete se oggi vi sentirete distratti e apatici, è Marte che prova a giocarvi qualche scherzo distogliendovi dai vostri impegni. Rispondente raccogliendo le forze e moltiplicando i propositi. Ogni giorno è un giorno nuovo, oggi dovrete vivere come se fosse il vostro primo giorno di vita. Con tanta gioia. Oggi cercate di salvaguardare la vostra privacy, occhi e orecchi indiscreti potrebbero invadere la vostra vita e procurarvi qualche noia. Gli inopportuni, in fondo, sono sempre fastidiosi. Avete a disposizione una buona dose di fascino da usare come volete e per gli scopi che ritenete più opportuni. Certe situazioni sentimentali che apparivano troppo complicate potranno improvvisamente volgere al bello. Sarete in grado di partecipare attivamente al lavoro e allo svago con la stessa, autentica serenità. Se lavorate per conto vostro, è il momento di pensare a delle assunzioni, per non doversi un giorno pentire di essere stati così tirchi. Orizzonte dei transiti planetari segnato da ottimi aspetti celesti. Saturno, Nettuno e il Sole continuano a spalleggiarvi dal segno dei Pesci dandovi adattabilità agli imprevisti, specie se appartenete alla seconda decade. La Luna nel vostro segno in mattinata scalda, con la conduzione razionale, il nido degli affetti stabili. Le forze non mancano e questa settimana aiuta il recupero, avremo un momento rilevante nei prossimi giorni. Cosa privilegiare? Certamente l'amore, in particolare modo se è già nato durante la prima parte del mese di febbraio, e poi non dimentichiamo che i prossimi giorni saranno decisivi per chi deve fare una scelta di lavoro o vuole portare avanti un progetto. Se cercherete sempre le persone migliori per i vostri progetti, allora non riuscirete a portare a termine parte dei vostri piani, in quanto non potete pretendere il massimo ogni volta. Dovete accontentarvi adesso di prendere decisioni alternative. Vedrete che non andrà poi così male la vostra pesca, dovete soltanto essere più concreti ed un pizzico di materialismo potrebbe aumentare il vostro potenziale. Luna protagonista,
alleata al vostro astro guida Plutone in sestile e al magnifico terzetto formato dal Sole, Mercurio e Nettuno, creativi, immaginifici, ma anche molto romantici in Pesci, segno d'acqua in trigono al vostro amore ed Eros. In prima linea il cuore, magari con le sue gelosie e i problemi di coppia, piccoli o grandi che siano, se venite da una separazione dolorosa ancora non metabolizzata, il solletico verso una nuova storia già c'è, ma tendete a respingerlo per il timore di cadere dalla padella alla brace. Vi sbagliate, stavolta avete accanto la persona giusta e i vostri bimbi, più saggi di voi, l'hanno capito e infatti lo adorano, per non parlare del quattro zampe, che gli fa feste stratosferiche. E allora fidatevi del loro intuito, non occorrono parole, basta uno sguardo. Cari Scorpione, troppe cose bollono in pentola in questo fine settimana di marzo. Tanti pensieri e non riuscite a concludere nulla. Datevi tempo, scegliete un obiettivo e cercate di raggiungerlo. Con calma. Un parterre planetario senza nubi vi apre a una giornata di piena condivisione sentimentale, oppure semplicemente erotica, con la persona amata o col compagno o la compagna occasionali. Plutone benefico per il vostro segno vi assicura la fortuna della pienezza dell'intesa, specie se festeggiate il vostro compleanno dal giorno 18 al 22 del mese di novembre. Lavoro e denaro? Lunedì felice per tutti, il segreto per godervela appieno è chiudere un occhio su ciò che tendenzialmente vi turba, tagliatelo fuori, accantonatelo, come per magia smetterà di darvi fastidio. Nervosismo solo per chi approfitta della mattinata libera per fare colazione in un bar del centro insieme al socio o all'interlocutore in affari, l'idea di per sé sembra buona, ma poi all'improvviso qualcosa nella comunicazione si inceppa, alimentando incomprensioni inattese. C'è un hobby, una passione artistica che si sposi con le caratteristiche del vostro segno e si possa professionalizzare fino a diventare anche una occupazione seria. Il governo primario di Plutone sul vostro segno, signore del teatro, vi permette, se lo volete, di dedicarvi a questa attività con discreto successo, tanto per incominciare magari in ambito puramente amatoriale. Mercurio, secondo governatore, invece consente di avvicinarvi alla scrittura, specie se è intrisa di giallo o di noir. Il terzo pianeta governatore Marte, si occupa di inserire la nota di brivido che caratterizza tanti romanzieri dello Scorpione. Benessere. La primavera ormai prossima coi suoi fiori e i suoi colori rende tutto più bello, infatti anche voi guardandovi allo specchio vi sentite tali. Giornata felice in luoghi ricchi di cultura, ma solo passeggiando in riva al lago o al mare vi ritrovate col vostro elemento e diventate pienamente voi stessi. Per lei, innamorate del vostro cucciolo o del vostro micino, che trattate alla stregua di un pupo. E se il pupo c'è già? Niente favoritismi, un biscotto all'uno, una crocchetta all'altro. Per lui, ermetici, solo con gli amici vi sbottonate un po' di più, tra uomini non occorrono lunghi giri di parole, le emozioni restano top secret. Colore delle emozioni, glicine. Barometro dell'umore, soleggiato. Pagellina del giorno. Sentimenti, 7, attività, 10, finanze, 6, benessere, 10. Grazie per aver guardato il video. Se trovi il video interessante e utile, non dimenticare di premere il pulsante mi piace, sarà per me una grande fonte di motivazione per realizzare più video di qualità. Ci vediamo.